Sono Manuela Basso, sono professoressa associata presso il Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale Integrata presso l'Università di Trento e sono anche la coordinatrice del Master in Biotecnologie Cellulari e Molecolari. Ho scelto di intraprendere il lavoro di ricercatrice perché l'ho sempre associato, fin da quando ero ragazzina, a un'idea di libertà. E una libertà non solo di spazio, perché la ricerca può essere fatta in qualsiasi parte del mondo, ma anche di pensiero, perché permette di porsi delle domande e di rispondere, a seconda anche degli strumenti che sono disponibili in un determinato contesto. Un aspirante ricercatore deve essere determinato, deve essere coraggioso, deve essere onesto dal punto di vista intellettuale e deve essere generoso, perché deve voler raccontare quello che ha scoperto agli altri. Il Master in Cellular and Molecular Biotechnology è stato costruito proprio a modello dei ricercatori che lavorano presso il Dipartimento, e questo significa che è un corso che approfondisce dei concetti sulle biotecnologie che si utilizzano in ambito biomedico e in particolare sfruttando delle eccellenze del Dipartimento estremamente specializzate, per esempio nella correzione del genoma oppure nell'utilizzo della biologia computazionale per poter capire i dati che vengono prodotti ogni giorno dalle nuove tecnologie, i dati bioinformatici. Siamo in grado di offrire alti livelli di conoscenza in questi ambiti specifici. Quindi lo scopo è quello di dare agli studenti gli strumenti per poter comprendere dei processi biologici, per poter innovare e creare delle nuove tecnologie che siano utili per rispondere a delle necessità biomediche. Come ricercatrice ho un sogno nel cassetto, riuscire a lavorare in un team multidisciplinare. Questa è una visione che non è ancora così diffusa oggigiorno nell'ambito universitario, ma penso sia l'unico modo in cui possiamo raggiungere un obiettivo.